Ciao a tutti ragazzi, sono Happy, bentornati su Mega Wow! Sapete cosa facciamo oggi? Una challenge che stanno facendo tutti, la galleggia o affonda. Ma ovviamente io la faccio in maniera particolare, in maniera unica, in maniera Mega Wow! D'altronde, avete mai visto un pupazzo fare una challenge? Io ho una cosa che nessuno ha, oltre al corno. Un botto di giocattoli! Sì, tutti i miei giocattoli, tutti quanti, sono ricchissimo! Tornando a noi, direi che è il momento di preparare tutto l'occorrente. Sistemo la scrivania e ci vediamo! Ok, è tutto pronto. Siete curiosi di vedere cosa succederà? Io non vedo l'ora. Sono così eccitato che potrei spaccare tutto. Ah, e mi raccomando, giocate anche voi insieme a me. Decidete se le cose galleggeranno oppure andranno a fondo. E poi scrivetemi nei commenti quanti oggetti avete indovinato. Dai, 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 via col primo oggetto! Per prima cosa, immergiamo una LOL. Sì, secondo me affonda. Secondo voi cosa fa? Galleggia, affonda, galleggia, affonda, galleggia, affonda, eh? Scrivetemelo nei commenti. Beh, io pensavo che affondasse. È così grosso, oggettivamente le cose grosse affondano. E ora passiamo col prossimo oggetto. E adesso il momento dei miei preferiti, i Ready to Robot. Secondo voi galleggerà o affonderà? Secondo me affonda. Siete pronti? 3, 2, 1. Affonda, affonda, ho indovinato! Sì! Prossimo oggetto! Ecco qui, prossimo oggetto, una mela. D'altronde, una mela al giorno le do al medico di torno. Beh, secondo voi che cosa farà? Galleggerà o affonderà? Secondo me affonda. 3, 2, 1. No, sta galleggiando! Ma com'è possibile? Io pensavo affondasse. D'altronde, quando le prendi in testa sono belle pesanti. Non ci sto capendo nulla. Ok ragazzi, il prossimo oggetto è una sveglia. Così mi lascerai dormire. Secondo voi la sveglia cosa fa? Galleggia o affonda? Secondo me galleggia. Alla fine è uguale alla mela. Ha la stessa forma e pesa uguale. Siete pronti? 3, 2, 1. Galleggia! Indovinato! Sì! Oh, affonda lentamente. Oh, è Titanic! Rose! Rose! Jack! Jack è già andato. Beh, quindi è affondata per metà. E voi cosa avete scelto? Prossimo oggetto, melograno. Che è... non è una mela, è un incrocio tra una mela e il grano. Beh, dunque, la mela ha galleggiato. La sveglia a forma di mela ha quasi galleggiato. Quindi questo qui, che c'ha un po' di mela, galleggerà. 3, 2, 1. Melograno, credo in te. Galleggia! Oh, affonda, galleggia, affonda, galleggia, affonda. Ah, ma che fa? Rimane lì. È uguale alla sveglia. Ci ho preso. Ragazzi, galleggia. Prossimo oggetto. Una palla. Beh, questo è facile, dai. Non sto neanche lì a darvi troppi consigli. Secondo voi, quindi, galleggia o affonda? Affonda o galleggia? Beh, secondo me galleggia. Come immaginavo. Sono un genio. Prossimo oggetto, un vaso di vetro. Mi raccomando ragazzi, ogni volta che usate un oggetto fragile, chiedete sempre l'assistenza di un genitore. Non è che prendete il vaso di vostra mamma e glielo rompete senza che lei sappia niente, eh? Mi raccomando. Quindi, un vaso di vetro affonderà o galleggerà? Secondo me affonda. Siete pronti? 3, 2, 1. Sta galleggiando! Non è possibile, ho sbagliato! Non ho capito niente. Prossimo oggetto. Una bottiglia di qualcosa. Molto bene. Secondo voi che cosa farà? Galleggerà o affonderà? Secondo me affonda. Senti com'è pesante. Anche se abbiamo notato che le cose pesanti non sempre affondano. Vabbè. 3, 2, 1. È mezza via. Ma è metà su e metà giù. Ho detto che affondava. È meglio metà torto e metà ragione. Pareggio. Vince l'amicizia. Viva l'amicizia. Yeah! Metà affondato e metà no. Prossimo oggetto, un uovo. Ma secondo voi è nato prima l'uovo o il drago? Ma soprattutto, come fa a starci un drago in un uovo così piccolo? Semplice, perché è un piccolo drago. Quindi affonderà o galleggerà l'uovo di drago? Secondo me affonda. È affondato! Sì! Sì!
Ed ora un oggetto che mi mette in una grande crisi mistica. Le mie scarpe. Mi starete domandando come mai le scarpe se non ho i piedi. Beh, non domandatevelo. La domanda di oggi è se galleggia o affonda. Secondo me galleggia. 3, 2, 1. Ho indovinato, galleggia! Sì! Sempre più fisico! Fisico! E adesso ultimo oggetto. Ed ora ultimo oggetto, il più atteso, più magnifico e sorprendente, il mio telefono. Ci sono molto affezionato a questo oggetto. Mi ha accompagnato in molte avventure. Ho fatto un sacco di foto, video, tutto quanto. Ma questa è un'altra storia. Ora siamo giunti al momento cruciale della nostra sfida. Vediamo un po' cosa succederà a questo telefono. Se galleggerà o affonderà? Secondo voi che farà? Secondo me a questo punto galleggia, visto che tutte le cose pesanti galleggiano e quelle leggere affondano. Questo qui è abbastanza pesante, quindi secondo me galleggerà. Siete pronti? 3, 2, 1. È affondato! È affondato! No! Ho sbagliato! Non sono più un fisico! Funziona ancora! Beh, come potete vedere, funziona ancora! Sono passato da fisico a grande mago! Beh, ma questo lo sapevate già. Quello che importa è che il telefono funziona! Ops! Vabbè, fatemi sapere nei commenti quanti oggetti avete indovinato e se ne volete una seconda parte! Ciao!